Amici del Portale del Verde, eccoci qui a cercare di combattere un attimino tutti quelli che sono quegli insetti un po' così indesiderati. In questo caso sto parlando di vespe e calabroni che non è simpatico trovare quando giriamo così nel nostro frutteto, ma soprattutto vanno a danneggiare anche il nostro raccolto. E allora sono arrivato a questa soluzione completamente naturale, biologica, chiamatela come volete, perché con l'utilizzo di questi tappi, dei tappi cromatici che si possono adattare a qualsiasi tipo di bottiglia, e bottiglie ne abbiamo in giro, ahimè, tutti in tutte le case. Quindi materiale di riciclo, dei semplici tappi che troviamo in confezioni da 3, 4, 2 a seconda. Dopo magari vi lascio anche nella descrizione di questo video, vi lascio anche un link dove li potete trovare in varie confezioni. Comunque stiamo parlando veramente di pochi euro, perché 4 tappi di questi, se non sbaglio, costano 8 euro, una roba giù di lì. E sono dei tappi che noi possiamo mettere su qualsiasi tipo di bottiglia. In questo caso si infila la molla, è molto semplice, si chiude qui la molla e si va ad infilare all'interno della bottiglia. Come vedete, a questo punto la bottiglia non potrà mai più cadere da qui e si mette sopra questo piccolo coperchietto giallo. Il giallo attira gli insetti, ma soprattutto quello che attira è quello che noi metteremo all'interno. Qui, come vedete, ho messo della birra. In questo caso ho messo mezzo litro di birra e 2 cucchiai di zucchero, ma sul foglietto che vi era all'interno della confezione vi è scritto anche che si può ovviare alla birra mettendo mezzo litro di acqua, 3 cucchiai di zucchero o miele, la stessa cosa, e un bicchiere di aceto di vino rosso. Allora, tutte le cose che adesso io vi consiglierò, i vari tipi di esca, la cosa bella che mi è piaciuta, che c'era scritto su questo foglietto, è che sono esche consigliate sulla base di centinaia, di migliaia di risoluzioni di problema provati nella pratica. Non è una teoria, ma sul campo si sono provate queste esche e quindi vengono consigliate quelle che funzionano per la maggiore. Questo tipo di esca serve soprattutto per calabroni e vespe. Apriamo una parentesi su tutto ciò che riguarda le api, perché sennò si scatena l'universo. Sotto al video cominceranno i commenti con "ma uccidi anche le api?". Assolutamente no, è la prima rassicurazione che viene fatta dai produttori di questi tappi, è che se le esche vengono fatte nel modo giusto, le api all'interno non ci vanno. Quindi attenzione al tipo di esca, è una trappola quindi che non danneggia le nostre amiche api, ci mancherebbe altro. Io sono tutta la vita per aiutare le nostre api, giro dei video dove consiglio i fiori da mettere nel giardino piuttosto che le piante, o addirittura qui nel mio frutteto l'albero del miele viene chiamato così proprio per attirare le api, ci mancherebbe che vado anche ad ucciderle. Chiusa la parentesi, vediamo altri tipi di esca. Cominciamo con quella proprio per catturare le mosche, che sono veramente fastidiose. Quindi cosa mettere per catturare la mosca? All'interno della bottiglia metteremo mezzo litro di acqua e 30 grammi di scarti di pesce crudo. Le mosche sono molto attratte dall'odore del pesce, quindi pesce crudo, sarde piuttosto che acciughe, 30 grammi. Le mettiamo nella bottiglia insieme all'acqua e poi l'importante è posizionare la bottiglia nel posto giusto. E qui viene fatta proprio una raccomandazione dai produttori di questi tappi, dicendo: attenzione, se non funziona, prima di liberarvene facilmente di questa trappola dicendo "ah, non funziona, la solita cosa che non funziona", controllate bene il posto dove l'avete messa. Quindi prima cosa controlliamo il posto, cambiamogli il posto, può darsi che perché ma non c'è abbastanza luce, cambiamogli il posto, ok? Seconda cosa, attenzione all'esca, perché l'esca potrebbe essere stata creata in modo errato. Quindi queste due raccomandazioni vengono fatte praticamente un po' da tutti. E alla fine andiamo a dare una mano a tutti coloro che come me hanno un piccolo frutteto e alla fine, dopo tanta fatica, vedono andare in fumo letteralmente il loro raccolto. Perché? Perché arriva lei, la moscolearia. La moscolearia non colpisce solo l'olivo, ma colpisce anche e soprattutto il ciliegio, il noce, insomma, e tanti altri tipi di frutta. Allora, in questo caso, cosa facciamo? Cosa andiamo a mettere nella nostra bottiglia? Andremo a mettere non l'acqua, ma bensì l'ammoniaca. L'ammoniaca è quella normale, non quella profumata, attenzione, e in più ci aggiungiamo una sardina.
Questo fa sì che la mosca olearia appunto venga attratta, è l'esca giusta per poterla catturare e quindi riusciamo così a proteggere il nostro raccolto. Io spero come sempre di esservi stato d'aiuto, soprattutto a tutti coloro che come me hanno un piccolo frutteto, ma anche coloro che si devono proteggere da vespe e calabroni. Come vedete la bottiglia è ancora vuota, l'ho appena appesa, sarà mia cura girare un video nei prossimi giorni per farvi vedere anche proprio il risultato. Nel frattempo vi invito a mettere un bel pollice in su e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!